Cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully, soprattutto amiche di Junkfully, dopo aver ricreato il Crispy McBacon, il Big Mac e il Double Down, è il momento del Burger King. Oggi infatti andremo a ricreare il Bacon King 3.0, che tra l'altro è uno dei pochi panini che ci ha fatto un po' discutere. Se non avete visto la nostra video recensione, fatelo subito cliccando qua sopra, non ho mai capito dove esce fuori sta cosa. Quindi oggi prenderemo questi ingredienti e ricreeremo il Bacon King 3.0 alla versione nostra, quindi migliorata. Quantomeno più trucida, sicuramente. Bando alle ciance, amico mio, vogliamo iniziare ad elencarli? Iniziamo! Allora, amico mio, iniziamo ovviamente dalla carne. Il Bacon King 3.0 prevede 3 patti di carne e quindi tira fuori la carne macinata. Eccola qui, guarda, proprio una montagnola di carne macinata. Giusto un po', per gradire. Gli hamburger li creerai tu? Li creerò io e penso faremo hamburger da 180 grammi cada uno, quindi belle sleppe. Aspetto un panino che sarà una bella torretta. Poi andiamo avanti con sua maestà il bacon. Sempre salutato. Come ci insegna il buono Kiro, l'abbiamo aperto prima così arieggia ed è più buono quando cuoce, giusto? Sì, più o meno. Il Bacon King prevede 8 fette di bacon non croccante, noi invece lo faremo bello crispy e forse più di 8, no? Sicuramente più di 8. Certo, ti piace proprio punzecchiare il fatto che non è croccante, eh? Poi andiamo avanti con il formaggio cheddar. Ecco qui il formaggio cheddar. Sono 2, 4, 6, 8 sottilette. Noi ne metteremo almeno 6, penso. Sì, credo di sì. Andiamo avanti con le salse, ketchup e maionese. Ketchup e maionese. Spoileriamo già che non faremo quella salsa rosa del cazzo, no. Ma le metteremo... maionese sotto, ketchup sopra. E ultimo, ma non ultimo, il pane, ovviamente. Ecco qua. Per questa volta abbiamo scelto un panino un po' più grande di quelli che usiamo di solito, perché appunto verrà una bella sveglia e sarà piccolo, tipo diventare una cosa tipo così, con tutta la carne che ci metteremo dentro. Allora, non so come sia stato possibile per loro non riuscire a fare un ottimo panino con questi ingredienti, amico mio, direi di dire la nostra, andiamo ai fornelli, però basta stodio per Burger King. Con l'anno nuovo, avevi detto buono proposito per l'anno nuovo, essere più amorevole con Burger King. Ma io lo faccio per spronarli. Fornelli? Fornelli? Le piastre delle Bermuda sono un luogo misterioso che si trova a casa di Doppia D. Nessuno ha mai scoperto veramente il loro segreto, ma oggi cercheremo di scoprirlo noi. Allora, da cosa iniziamo, amico mio? Allora, iniziamo preparando la carne, che io ho già messo dentro la nostra magica ciotola. Ci aggiungeremo un po' di sale, un po' di pepe e andremo a massaggiare, capito? Dovete trattare la vostra carne come fosse la vostra donna, come il vostro uomo, a seconda del vostro sesso e delle vostre inclinazioni sessuali. Ma questa è un'altra storia. Anche se il feticismo del sale ce l'hai solo tu, è stata appurata questa cosa. Allora, io sono sicuro che lì fuori c'è qualcuno che usa il sale nel in camera da letto. Esatto. Ok, mi aspettavo un po' di flair. Guardate il bicipite di Doppia D, tra l'altro, È così che si fa, vero? Momento sexy. Ha mandato tutto fuori, tra l'altro. Ne ero sicuro. Provo col pepe, magari viene meglio. Proviamo. Che cos'è? Ha funzionato? Direi di no, amico mio. Ok, facciamo la vecchia maniera? Vai. Andiamo a massaggiare con amore, ma con decisione, no? Tipo la canzone... Il teorema di Marco Ferradini. Bravissimo. Prendi un patty di carne e trattalo male. Lascia che ti aspetti per ore, però quando poi lo stai a mescolare si intenera amante. Manca la spacio, avrebbe questo trattamento che gli riservo io. Adesso però andiamo a fare proprio i nostri patty. Ne abbiamo già pesati e ogni patty sarà più o meno di 180 grammi cada uno. Andrò ad occhio perché la bilancia si è scaricata. Che è il sapore, ti sta a lavare le mani, ma che è? Sapone di carne, la nuova moda del 2019. Sarebbe male, creiamo delle saponette di carne. Per sapere di macinato tutto il giorno. Ma come un vero uomo. Come un vero uomo dovrebbe. Guarda che bello. Ok, andiamo avanti con... Andiamo avanti con il bacon e qui, caro, che entri in gioco tu. Che palle. Te tocca, dai. Padellone dell'amore, come direbbe Mocio. Allora, mettiamo qua. Accendiamo. Il bacon e la padella devono andare a temperatura insieme. Lo dico mille volte, faccio solo questo. Sì, ma devi raccomandarlo. Che palle. Capito, ma sei tu che non puoi fare altro. Nel frattempo che il bacon cuoce, continuiamo ad avere... ti annoi e continuiamo ad avere il pepe nel naso. Sì, un botto, grazie al tuo cazzo di flair, amico mio. Ma ne vale sempre la pena.
Questa è una coccola speciale per noi, eh? Cioè, bacon cotto in un litro del suo stesso grasso. Allora, qui c'è il nostro bacon. Direi che è abbastanza, che dici? È abbastanza ed è pure molto, molto, molto bello. Era così difficile che ti sei lamentato tutto il tempo? No, 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 ma io lo sai che poi quando lo faccio ci metto amore. Comunque ho finito, adesso sta a te. Ok. Beh, preciso. Allora, non si gioca col cibo, ragazzi, eh. Comunque, meno male, mi sento più a mio agio dietro la telecamera, a differenza tua che l'ami. Guarda come ti migliora. Qual è il mio profilo migliore? Questo, questo o questo? Sicuro questo. Sono d'accordo. Comunque, abbiamo fatto il bacon e questo è il momento quindi di fare i patti di carne. Mi hai ricordato di ricordarti di fare il buco? Sì. Di bucarti. Perché una cosa che ho letto da più parti e che poi ho provato e effettivamente mi è parso funzionasse, se poi c'è qualche chef che ci guarda magari può dirci davvero no. Anche se non credo ci sia qualche chef che ci guarda. Probabilmente no, però se ci siete non vi vergognate, uscite allo scoperto, dateci consigli, ragazzi, che facendo in mezzo al patty di carne un fossetto, così, praticamente riesce a tenere meglio i succhi della carne. Ok. Questo è quello che dicono, quindi appunto, se qualcuno può confermare o meno, ce lo faccio sapere. Hamburger fatti. Mettiamo giusto un altro pizzico di pepe e di sale, proprio un pizzico. Niente flair, magari stavolta che abbiamo starnutito 20 minuti. Evitiamo. Poi massaggino, massaggino, così si spalma, bravo. Che è un DJ. Sulle mani, Toronto! Pronti con il nostro lenzuolino di cheddar. Solo così. Così. Coperchio rotto. Madonna, eh? Vada, si è appannata la telecamera. Sono appannato? Cheddar messo, pane a bruscare, direi di andare all'assemblaggio, amico mio. Direi proprio di sì. All'assemblaggio, ragazzi. Siamo pronti per assemblare, amico mio. Il pane bruscatello, sotto ci metteremo la maionese. Maionese. Ok. Abbonda, mi raccomando, che... Maionese va bene alla pelle, va bene ai capelli, certo se te la mangiavi era meglio. Adesso, ragazzi, è il momento di adagiare i nostri fantastici patti di carne dentro l'hamburger. Non abbiamo fatto in tempo a comprare la carne fresca, quindi questa volta abbiamo usato della carne macinata che avevamo in congelatore di scorta, che non si sa mai. Questo lo stai dicendo per pararti il culo? Assolutamente nel caso, sì, okay. Perché sarà più cotta, perché giustamente essendo congelata fatta un pochino più cotta e devo mantenere la mia reputazione, no? Cioè, ma ci vogliamo mettere due fette di bacon sotto? Diretto? Vai. Due. Così. Proprio così, ma tipo architrave. Prendiamo il primo patty, che guarda che bel lenzuolo di cheddar che gli è venuto. Mm-hmm. Perché tremi però? È l'emozione, l'emozione. Ok. E uno. Poi bacon. Quante fette? Tre. E tre. Ok, bacon, patty di carne. Tra l'altro patty mi dà troppo fastidio come parola. Ma che è patty? Patty, a me mi ricorda Pazzi SpongeBob, sinceramente. Patty e Selma, mi ricorda SpongeBob. Il Krabby Patty, un'istituzione, ragazzi. And bacon strips, and bacon strips, come diceva qualcuno. L'ultimo patty di carne. Ok. E le ultime... Ma cazzo, ne potevamo mettere tre sotto. Mo sta cosa in più mi dà fastidio. Provi a sollevarlo? Prova. Sei pronto? Tu metti la cosa. Vai, sempre la cazzo dei cani. Vai. Boom. Madonna santa. Un po' di ketchup. Voglio magnà. Mettiamo la cupoletta e direi di mangiare. Direi. Posso dire che guardando questo panino, questa sleppa che abbiamo creato, il mio cuore ha un sussulto. Un sussulto? Un sussulto. Cioè, non so se è per l'emozione o perché già si preoccupa di quello che andremo a mangiare. Comunque, veramente... Il cazzo di capolavoro, lo possiamo dire? Sì, lo possiamo dire perché è un'ignorantezza rara. Sto veramente a rotella, amico mio. Prima di tagliare il panino, amici, ricordatevi di seguirci su Instagram per tutti i vari backstage delle puntate e per entrare un po' più nel nostro intimo.
È vero, perché il nostro intimo c'è Cilli, ma anche voi, ragazzi. Vado? Vai. Che rumore, ragazzi. Finisco più, tra l'altro. È tutto a tagliare. Hai cominciato a tagliare il parino l'altro ieri, tipo. Mamma mia. Porca puttanaccia. Lo sai che sto proprio un fissa mala? È una branda, guarda. È veramente una branda. Cheers. Impegnativo veramente, C'è da paura. Buonissimo. Porca puttana. Il bacon è buono, però deve essere forse un po' più presente. Abbiamo fatto forse lo stesso errore che ha fatto Burger King. Capite, cioè dovevi mettere 20 fette, porca miseria. Se è Bacon King, se le merita 20 fette. È buonissimo, buonissimo. Trucido proprio. Come deve essere. Però quanto è bello quando mordi sti panini così c'hai tutta la faccia dentro. No. È fantastica sta cosa, è una cosa che mi fa volare, raga. Guarda, da tutti quelli che abbiamo ricreato, questo è quello che mi sta facendo godere di più. Mi piace veramente un botto. Poi il pane bruscatino, a parte per schifo, porca miseria. Credo, non è che sei tanto meglio oggi, eh. Di solito c'hai ragione che faccio schifo quando mangio, ma oggi è un po' sporco, solo che qua la barbetta non si nota. Io però lo vedo, amici, fidatevi, è sporco anche lui. Che dire, amico mio, io veramente ho poche parole. Veramente, io ho goduto come poche volte nella mia vita. Penso veramente tanto tanto buono. Sta serie che stiamo facendo mi piace sempre più, perché escono fuori sempre delle cose veramente da paura, ragazzi. E a proposito di ciò, cari amici, lasciateci scritto nei commenti quale panino, sfiziosità, quale prodotto vorreste vedere ricreato da noi due su questa serie che ci sta facendo godere un botto. Un botto, direi. Come sempre, ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, magari anche un bel commento e tutto il resto che già conoscete. Detto ciò, noi ci vediamo alla prossima. Direi che da qui è doppio di tutto. Ci vediamo al prossimo patti. Ciao!